Già è impegnativo portare avanti una campagna crowdfunding. Poi c'è anche chi, anche non volendo, cerca di metterti i bastoni fra le ruote, cerca di farti perdere entusiasmo. Ecco in questo video le principali critiche al crowdfunding e a chi si mette in gioco in questo progetto. Molte di queste critiche sono comuni a qualsiasi tipo di iniziativa musicale, perché riguardano proprio le concezioni più diffuse riguardo al fare musica nel nostro paese e a cercare di crearsi la propria strada in modo indipendente attraverso la musica. La prima che mi viene in mente, anche vedendo i vari commenti che girano sui social, insomma sui portali, è: ma sai, senza le cover non vai da nessuna parte. In effetti, da un certo punto di vista è così, perché per lavorare molto spesso nel nostro paese, sia come musicista che come DJ, devi suonare pezzi di altri. Però è anche vero che se sei qualcuno che suona i pezzi di altri, sei uno qualsiasi che suona la musica di altri e quindi puoi essere facilmente sostituito. Mentre il crowdfunding è fatto appositamente per dare spazio a chi fa musica originale e a chi fa musica propria. Quindi è un modo per chi vuol trovare il modo di far sentire la propria musica, di pubblicarla, di poterlo fare e anche di creare attenzione su se stesso. Di conseguenza questa critica vale sì per trovarsi le serate, però non è che ti impedisce di effettuare un progetto di questo tipo. Anzi, dal crowdfunding poi, una volta pubblicato il disco, può nascere proprio una serie di iniziative volte a promuoverlo questo disco e quindi a iniziare a suonare anche nei locali la musica tua. La seconda critica è: ma l'Italia non è il paese adatto e purtroppo nel nostro paese queste cose non funzionano. È vero solo in parte perché sì, il crowdfunding è arrivato un po' dopo da noi rispetto ad altri paesi, rispetto agli Stati Uniti, l'Inghilterra, eccetera. Però se guardi quello che succede là, se guardi i portali più diffusi, è vero che ci sono tantissimi che creano dei progetti di crowdfunding, però essendo molti che si mettono in gioco, ce ne sono tantissimi che non riescono ad ottenere neanche un benché minimo sostentamento. Se guardi i siti principali che sono Kickstarter o Indiegogo, ci sono decine e decine di pagine ed è difficile riuscire ad ottenere un'esposizione. E infatti ci sono tantissimi che non superano neanche lo 0% del loro obiettivo. Nel nostro paese siamo arrivati dopo, ok, però ci sono delle realtà interessanti dove le percentuali di successo sono molto alte. MusicRaiser, per esempio, ha un 75% di campagne finanziate. Questo perché chi si dedica ad un progetto di questo tipo è seguito, è indirizzato, è aiutato a portare avanti l'obiettivo e a raggiungere il risultato sperato. Non è vero che non si possono fare queste cose nel nostro paese, anzi, secondo come, non essendo ancora un mercato così saturo come altrove, ci sono molte possibilità di riuscita, anche se, come abbiamo visto, non è così facile. La terza, che ho visto proprio scritto su Facebook, è: ma che sei a fare l'elemosina? No, sto vendendo la mia musica. La risposta in questo caso deve essere chiara e netta. Chi promuove se stesso attraverso una campagna di questo tipo non è a raccattare soldi qua in giro, ma sta facendo un lavoro di promozione strutturato. Purtroppo siamo abituati ad una mentalità molto romantica quanto passata di moda, ammesso che sia mai stata di moda, del fatto che il musicista è lì, scrive la sua musica e il resto pensano gli altri, la casa discografica, la promozione, la distribuzione, eccetera. Bene, come abbiamo visto, questo modello non esiste più. E quindi è necessario, se uno vuole riuscire a tirar fuori la musica dalla propria stanza, deve cercare anche il modo di promuovere se stesso e la propria musica. Anche questo aspetto non siamo noi ad averlo inventato, l'abbiamo importato, perché anche nel mondo anglosassone è comune l'idea del fatto che se uno cerca di vendere la propria musica è un sell-out. C'è questa cattiva nomea del vendere, come se tu fossi uno che cerca di procacciare affari così. In realtà è perfettamente normale il fatto che se uno crea qualcosa debba trovare anche il modo di venderlo. Non c'è niente di male. E per questo dobbiamo essere molto decisi. Stai facendo l'elemosina? No, sto vendendo la mia musica. Questa critica è diretta parente della critica successiva, che come al solito nella nostra graduatoria è la più importante, la più diffusa e la più difficile anche da affrontare, che si manifesta nella forma di dire:
alle case discografiche se ne sono inventata un'altra per non pagare. Il discorso qui sarebbe molto lungo. La lista dei musicisti scettici e lamentosi è infinita e tende ad alimentarsi giorno per giorno. Quelli che non hanno fiducia nel sistema e quelli che cercano di distruggere l'entusiasmo di chiunque cerca di fare qualcosa in questo ambiente. Il ragionamento è lungo e complesso e ha a che fare con l'inquadramento del contesto musicale attuale e di cui abbiamo già parlato in una serie di video. Il punto è questo. Il crowdfunding non nasce dalle case discografiche, nasce dal mondo delle imprese, nasce dal mondo delle start-up, nasce dall'idea di avere tra i finanziatori e tra i primi investitori i potenziali clienti di una qualsiasi attività di un'impresa, oppure i potenziali acquirenti di un prodotto che ancora deve essere inventato o realizzato concretamente. La musica è arrivata dopo. Infatti, se ci sono alcuni siti di crowdfunding musicale nel mondo, ce ne sono decine, forse centinaia di siti di crowdfunding per le imprese, con ben altri giri di affari e una concorrenza ancora più agguerrita per ottenere gli interessi e i soldi dei potenziali investitori. In realtà non si tratta di inventarsene un'altra per non tirar fuori i soldi. L'idea è molto diversa e ha delle buone finalità. In un momento di crisi si cercano nuove soluzioni per uscire dalla crisi e per far diventare la crisi un'opportunità. Chi ha un'idea negativa e disfattisti cercheranno sempre di convincerti a desistere che è tutto sbagliato e fa tutto schifo. E durante una campagna di questo tipo certe pressioni ti minano un po' la tua sicurezza, soprattutto in un percorso lungo e difficile. In questi casi è bene avere le idee ben chiare, avere una conoscenza reale del contesto e non curarsi troppo di chi ti critica per questo. Cercare di arrivare in fondo all'obiettivo, ottenere dei risultati concreti e questa è la prova, più di tantissime altre parole, che è possibile cavarsela in questo ambiente, è possibile tirar fuori qualcosa di buono, è possibile, con tutte le difficoltà che conosciamo, provare ad emergere. Per qualsiasi suggerimento, scrivi pure qua nei commenti, segui i video di Essere DJ Oggi su YouTube e su Facebook e alla prossima!